Non pensate che la GLB sia una normale SUV compatta. L'ultima crossover Mercedes è tanto di più e scompiglia ancora una volta le carte alle concorrenti. Un esempio? È lunga 463 cm, non certo quelli che gli addetti ai lavori si aspettano da un modello del segmento B. Basta confrontarla con le avversarie. La BMW Serie 1 è lunga 449 cm, la Range Rover Evoque 437, la Jaguar E-Pace 440, l'Audi Q3 448. Una differenza che consentirebbe alla stellina di inventare una nuova classe di mercato e di entrare in un club più esclusivo. La casa di Stoccarda sostiene che l'iscrizione al mondo delle compatte si spiega con la scelta di un layout che prevede basicamente la trazione anteriore, il motore trasversale, una gamma motori benzina e diesel che non va oltre i 4 cilindri e i 2000 di cilindrata, almeno finora. Anche la GLB AMG 35 4MATIC, ospite di Safe Drive in questa puntata, è spinta da un propulsore a 4 cilindri 2000 di cilindrata, ma è di un altro pianeta. Pochi ritocchi l'hanno trasformata in una speciality, nel cigno più bello. Si nota per il design emozionante e incisivo, arricchito da dettagli AMG, come la mascherina, i cerchi da 19 pollici, le pinze freno color argento. È anche il primo SUV compatto in grado di ospitare 7 passeggeri su 3 file di poltroncine. Soprattutto però si apprezza per il suo motore, il 4 cilindri turbo da 2 litri che eroga 306 cavalli e 400 Nm di coppia, che in abbinamento al cambio 8 velocità doppia frizione e alla trazione integrale 4MATIC Performance completamente variabile, assicura un piacere di guida e uno 0-100 in 5,2 secondi tipici delle AMG, e per ora non ha rivali tra le SUV compatte. Negli interni si vive l'atmosfera delle AMG più importanti, fatta di sedili sportivi rivestiti in pelle sintetica con doppia cucitura decorativa rossa, cinture di sicurezza rosse, pedaliera in alluminio con gommini. Il volante ha la corona piatta nella parte inferiore e le palette per la selezione manuale delle marce. La strumentazione è digitale, con due display quasi affiancati da 10,25 pollici. Sul secondo schermo si gestiscono le varie funzioni di bordo attraverso il controllo a sfioramento, o meglio ancora, e molto più sicuro, con l'ormai famoso comando vocale Hey Mercedes. Il navigatore opera anche con la funzione realtà aumentata, che in prossimità di svincoli o incroci integra le indicazioni con le immagini riprese dalle telecamere di bordo. Non manca un'app per piloti che vogliano cimentarsi in pista. Si chiama AMG Track Pace. Consente di cronometrare i tempi sul giro e fornisce informazioni per abbassarli. Insomma, una sport SUV molto curata che fornisce semplici comandi per personalizzare le prestazioni o scegliere la modalità più adatta ad affrontare una strada scivolosa o liscia come un tappeto di biliardo o con crepe e buche. Ha il baricentro rialzato, eppure affronta le curve ad alta velocità con un'inclinazione laterale ridotta grazie all'assetto particolarmente curato. Il telaio è stato irrigidito e utilizza sospensioni sofisticate anche elettroniche. Lo sterzo parametrico assicura precisione nelle traiettorie e l'impianto frenante è stato irrobustito. Notevoli le doti off-road, grazie a una trazione integrale che garantisce un'elevata motricità. Il listino parte da 58.200 euro e la lista degli optional è lunghissima.